Allora, riguardo il discorso dei temporali, ne ha accennato anche il sindaco un attimo fa. Giustamente in quella riunione che era stata fatta il 10 giugno, in provincia, che era presente anche il presidente dei consorzi scolastici, avevano concordato di fare in tempi brevissimi un'ordinanza da mandare a tutti i comuni, delegando comunque il consorzio di bonifica la visione dell'operatività sul territorio. Allora, in quel caso si era valutato sostanzialmente un patto e quindi anche l'impegno del Presidente della Provincia era nei confronti delle associazioni agricole. Si era valutato solo un fatto che la maggior parte delle questioni erano nei fossati interni all'interno delle proprietà, ma anche in alcuni piccoli casi il discorso riguardante i fossati confinanti con le strade e così. Quindi, io dico, da questo punto di vista io ti sollecito, Simone, a verificare in provincia se questa ordinanza è stata predisposta e che arrivi ai comuni in maniera di sollecitare un po' tutti i comuni e anche il nostro, quindi a prendere visione di questo, a approvarla e quindi demandare naturalmente anche al consorzio di politica la verifica sul territorio di questo. Questo non vuol dire che noi dobbiamo trovarci le mani, questo è chiaro, questo, perché sicuramente ci sono tutta una serie di problematiche che dobbiamo affrontare e sollecitare a sua volta sia il consorzio sia anche a livello nostro, anche le nostre associazioni di categoria così, nel senso che anche all'interno della famosa PAC che c'è il discorso della condizionabilità e quindi dovrebbe uno certe cose farle, proprio nel vero senso delle cose, quindi anche da questo punto di vista che diventino anche esecutive. Questo per riferirsi al discorso di temporale. Sul discorso Sagra. Discorso Sagra sicuramente avete visto il programma e speriamo di essere riusciti a mettere insieme una Sagra che sia. Una prima cosa che voglio dire, abbiamo tentato, ci siamo abbastanza riusciti a coinvolgere in questa Sagra la maggior parte delle associazioni di volontariato possibile. Ci hanno dato anche una mano effettivamente nel fatto di riuscire a fare una Sagra che sostanzialmente tra il discorso dell'impegno comunale e il discorso dell'impegno che verrà fuori attraverso la raccolta di pubblicità da parte della Proloco andrà non oltre i 9.600 euro. Quindi vuol dire che siamo riusciti in termini anche economici, visto le ristrettezze economiche che abbiamo come comune, anche a portare un buon programma e sicuramente portarlo anche dal punto di vista anche economico abbastanza contenuto. Discorso riguardante naturalmente il mercatino o il discorso dei chilometri zero. Qui ci sarà il martedì sera intanto un primo approccio, quindi una serata promozionale. Stiamo insieme valutando un attimino una serie di regolamento per iniziare a introdurre anche il mercato chilometri zero, quindi in tempi brevissimi contiamo di riuscire anche a far partire anche questo. Un secondo mercato. Sì, un secondo mercato, quindi concordo. Per quanto riguarda la testa dei giocolinose, per filo per segno quanto diceva Simone. Quindi è giusto che la testa dei giocolinose ci sia, perché è diventata una realtà importante del paese, però credo anche che dobbiamo ragionare in termini territoriali, quindi verificare cosa non ha funzionato, ragionare insieme con tutti i soggetti che hanno partecipato fino adesso e quindi mettere insieme potenzialità, disponibilità e naturalmente ragioni e motivi per poter dal discorso che il comune fino adesso magari ha messo risorse, parecchie risorse in questo ambito, a partire con un discorso anche che possa arrivare a un discorso nel giro di 2-3 anni, 4, di cominciare a ragionare anche su un discorso di una struttura dove c'è il mercato e dove ci possono essere anche delle feste popolari o come questa, la festa dei giocolinosi. Perché se vogliamo essere un attimino realisti, questi anni
in capannoni degli euro ce ne sono stati spesi parecchi. Allora, io dico che è stato giusto farlo come promozione e tutto quanto, però se ragioniamo in termini territoriali probabilmente riusciamo anche a cominciare ogni anno a investire in qualcosa perché rimanga. Quindi se una parte di quello che è stato speso cominciamo a ragionare che è giusto costruire qualcosa quest'anno, qualcosa in più l'anno prossimo, così dobbiamo tentare di intraprendere un tipo di meccanismo che metta in funzione questo tipo di divisione. Ecco, questo mi sembra, sono alcune cose nelle quali io volevo. Sono d'accordo naturalmente sul ragionare per quanto riguarda quanto prestarà il contratto anche in merito all'associazione dei tribunali di imprese, quindi valutare un attimo di dare possibilità di continuare o perlomeno tutti i soggetti che sono all'interno di questo tipo di tipologia che possono partecipare. Comunque il discorso probabilmente per avanti, se non erro, potrebbe essere alla fine dell'anno prossimo.